Oggi parliamo di chiropratica. La chiropratica è una patologia molto diffusa, è conosciuta. Penso che tutti voi che mi state guardando avete conosciuto un chiropratico, avete effettuato delle terapie di chiropratica. Allora, io ho due o tre cose, però non mi sono chiare, ok? Io questo devo ribadirlo da fisiatra, da medico, quindi non sono contro, anzi assolutamente, però è giusto ribadire alcuni concetti che vanno un pochino spiegati. Allora, io diciamo che non mi spiego perché ogni volta che andiamo, che si va da un chiropratico, il chiropratico deve dire la trovo, mi misura e dice non è allineato, non sono in asse, c'ho una gamba più lunga, una gamba più corta. Allora, sia ben chiaro, tutti noi abbiamo una gamba più lunga, una gamba più corta. Tutti noi siamo predisposti più da un lato che dall'altro. Tutti noi siamo asimmetrici. Perché? Perché il corpo, crescendo, ovviamente ha trovato un equilibrio, un compenso, ok? Perché ci serve, molte volte tutto è collegato alla vista, tutto è collegato all'udito, quindi tutto c'è una serie di collegamenti per cui il nostro corpo si adatta. Quindi sicuramente smettiamola, perché non tutti i chiropratici lo fanno per fortuna, ma in molti cominciano a mettere addirittura un rialzo, che sono delle cose che non vanno bene. Il nostro corpo ha trovato un equilibrio, per cui andare a fare delle modifiche da un punto di vista proprio strutturale è sbagliato. Va bene? Questo era uno dei primi punti di cui volevo parlare. L'altro punto importante, dove molte volte vedendo i video, ci sono numerosi video, se vado su YouTube, di questi chiropratici, soprattutto americani, che fanno queste manovre in cui dicono c'era un disco spostato, una vertebra spostata, l'ho rimessa a posto, col famoso crack. Okay? Allora, non rimettiamo a posto nulla e non c'è nessuna vertebra spostata, sia ben chiaro, se no rischiamo poi di fare... quando vado a fare delle manovre, delle manovre manipolative, è normale che vado comunque, devo lavorare su tutto quello che può essere l'apparato, la parte vertebrale, devo lavorare sui muscoli, devo lavorare sulle vertebre, devo fare un lavoro completo, non posso andare a dire al paziente ti ho rimesso a posto una vertebra, anche perché poi, guarda caso, dopo qualche giorno questa vertebra ritorna dov'era, ritorna fuori e dopo due giorni ho bisogno di un'altra seduta. Quindi questo è un altro punto. Per fortuna la chiropratica in Italia la vedo in queste cose un pochino meglio. Gli americani insistono in questa subluxazione vertebrale dicendo appunto di metterla a posto, però anche questo, diciamo, di scientifico ancora non ci sono delle spiegazioni valide. Per cui il mio consiglio è avvicinarsi ovviamente a queste tecniche, se uno si vuole avvicinare, però ovviamente prenderle un pochino con le pinze. Terza cosa, noi da anni, sono 30 anni che pratichiamo nei nostri centri tantissime patologie manuali, tantissime metodiche manuali, sia di terapia manuale, sia di medicina manuale, però abbiamo smesso da un po' di anni. Non pratichiamo più le cosiddette manipolazioni vertebrali. Okay? La manipolazione vertebrale, comunque, che rimane ancora in Italia un atto medico, è comunque sconsigliata, è comunque da evitare, perché non produce dei benefici prima di tutto e ha comunque dei rischi. Quindi vedere anche dei fisioterapisti o dei medici, dei colleghi che spesso anche quando fanno i video, spero che siano solo dei video per dimostrazione, fanno vedere proprio il crack in cui vado a manipolare una vertebra. Noi lo facevamo, purtroppo faccio mia colpa, tanti anni fa, li ho fatti anche io, però adesso nei nostri studi abbiamo deciso di non praticarla più, perché hanno dei rischi. Anche se uno su un milione, però purtroppo ci può essere una lesione
dei nervi, specialmente a livello cervicale, ci sono dei nervi che conviene non andare a stimolare, a smuovere. E poi perché non sappiamo quel paziente che patologie può avere, non sappiamo, ovviamente in caso di un'ernia del disco sono assolutamente controindicate, perché in caso di un'ernia il disco è già scivolato un pochino e quindi andare a forzare da un lato o dall'altro potrebbe creare problemi, quindi ovviamente non se ne vede la necessità. Per cui raccomando a tutti di evitare, perché abbiamo tantissime altre tecniche che ci danno dei benefici eccezionali, ci danno delle, hanno delle efficacia altissime senza rischi, senza alcuna, assolutamente non rischio. Nel caso invece delle manipolazioni vertebrali, purtroppo non c'è una grande efficacia e comunque abbiamo dei rischi importanti. Questo è uno dei messaggi che volevo passare un pochino sulla chiropratica. Non c'è un motivo, non si va, ovviamente tutto quello, tutti, chiunque lavora sul corpo, chiunque lavora su delle persone, chiunque cerca di dare del benessere è sempre comunque da ammirare, quindi assolutamente non c'è nessuna reclusione, nessuna da un punto di vista mentale, nessuna, non si preclude, nessuna preclusione neanche da un punto di vista proprio formale, però questi sono i rischi che dobbiamo evitare e queste sono le informazioni che devono arrivare, perché purtroppo ne arrivano troppe sbagliate, per questo noi ci siamo messi in questi anni anche a fare questi video, proprio per far conoscere le persone, per cercare di informare nel miglior modo possibile. Per cui vi invito, se volete, a iscrivervi al mio canale, Dottor Giuseppe Canonaco. Io sarò sempre lì a raccontarvi le cose che vediamo, a cercare di informarvi in maniera più scientifica possibile, a vedere proprio la medicina come evolve, perché la medicina è in continua evoluzione, è una scienza che dobbiamo che non si ferma, e dobbiamo cercare sempre di informare le persone, di far capire, di fare in modo che possano scegliere il medico migliore e la terapia migliore. Al prossimo